Adesso il problema che noi vogliamo porre è cercare di far capire ai cittadini che il modo di fare politica, di proporre strumenti di sicurezza urbana, o meglio, di sicurezza proprio per i cittadini, che usano altri, ormai è di vecchia data. Il principio è quello della legalità, perché così almeno chiariamo un altro punto. Per noi non è importante clandestino o non clandestino, perché è ovvio che la campagna elettorale si gioca anche su questa cosa qua. Per noi è importante il rispetto della legalità e della legittimità, per cui che uno sia bianco, giallo, nero, verde, per noi è indifferente, l'importante è che sia rispettata la legalità. Però quello che bisogna far capire è che bisogna trovare un altro modo di affrontare la sicurezza. Lo spaccio di sostanze stupefacenti, prima che arrivasse la manovalanza degli immigrati, che è un problema di consecuzione sociale, chiamiamola così, la facevano altri che non erano gli immigrati. Per cui il problema è proprio mettere in piedi qualcosa che vada verso la prevenzione. Se uno spaccia è perché c'è richiesta, tanto per dire un altro. E questo è ovvio che sia così. La richiesta poi però diventa anche esponenziale se noi non troviamo un modo di educare i giovani, di educare i ragazzi, di educare già delle scuole. Per cui il problema diventerà sempre più forte, è questo che percepisce la gente, è sempre peggio. È peggio perché? Perché non troviamo a monte un sistema di evitare determinate situazioni. Così mi rifaccio anche un'altra cosa, ho battagliato 3 anni per avere una consulta comunale per il disagio giovanile. Perché? Perché noi abbiamo, forse è una cosa che non sanno tutti che non hanno seguito, ma noi abbiamo un'incidenza elevatissima, superiore rispetto a altri territori, anche di consumo di sostanze stupefacenti. E è ovvio che se c'è un consumo maggiore c'è anche una maggiore presenza di chi spaccia, di chi delinque. E quindi è vero che c'è una percezione maggiore, se però noi riusciamo a mettere in piedi un qualcosa che incomincia a invertire la tendenza e a insegnare con una consulta del disagio, trovare dei provvedimenti che vadano a traguardare in un futuro un minor consumo, un minor modo di gestire la propria vita dei giovani, che è quello che poi porta al bullismo, alla bulimia, sono tutte situazioni che in tema di sicurezza vanno affrontate e che portano soprattutto a chi fa una campagna elettorale falsa, perché comunque sia non arriverà mai a risolvere un problema, a gestire determinati mal di pancia della gente.